Io ho conosciuto Massimo Carminati alla fine degli anni 70, quando uscì dal carcere dove ero stato detenuto per una rapina. Mi colpì molto per i suoi moti, perché a differenza di noi banditi, gente riborgata, lui aveva dei modi signorili, usava un linguaggio forbito e soprattutto era un tizio taciturno. E la cosa mi colpì, ripeto, perché era diverso da noi. È una serie in cui si a Daniele Bruciati per quale ragione fosse tenuto in così alta considerazione. E lui mi disse che Massimo Carminati era stato uno dei tre fascisti che aveva partecipato all'uccisione di un tabaccaio che aveva dei conflitti con René Gino De Petris. Poi, in seguito, con diciamo, ulteriori frequentazioni, mi sono reso conto che era importantissimo perché una sera, mentre eravamo in macchina appostati a controllare un tizio, mostrandomi una pistola particolare, particolare perché invece di essere quelle pistole brutte, no, nere da killer, aveva il manico intarsiato con degli, insomma, era cromata. E io, lui chiese: "Ma che bella pistola?" E lui mi disse che con quella pistola Massimo Carminati, insieme ad altri, avevo ucciso il giornalista Mino Pecorelli. La differenza tra il potere della banda della Magliana e il potere della cupola romana. Della politica, non è che lei ci vede qualche differenza, per me è tutto un pappeciccia. Adesso più che mai non lo sto considerando. Vede, questo che sta uscendo fuori, io non è perché ho la palla di vetro, c'è una qualche esperienza, ho quasi 70 anni, insomma, 50 di criminalità, questo è soltanto il 10%. Molte sorprese ci saranno ancora. E come andrà a finire la storia di Massimo Carminati e la storia della cupola romana, secondo lei? Questa storia come andrà a finire? Io, guardi, io penso che sarà tutta una bolla di sapone, perché come mi hanno insegnato i libri, il potere non si fa condannare. Massimo Carminati adesso è stato allontanato da Roma per incompatibilità ambientale, quindi rimarrà in carcere. La cosa che mi ha dato fastidio è quel suo sputacchiare nei piatti dove lui mangiava. Quando l'intercettazione dice: "A banda della Magliana erano cialtroni", senza la banda della Magliana non so cos'era. Certamente non aveva il potere che ha adesso. Antonio Mancini, in tutto questo clima adesso lei ha paura? Che ha fatto paura non può aver paura.